Una figuraccia che ha fatto il giro d'Italia, protagonista il comune di Potenza e forse qualche dipendente che passa il tempo a giocare. Proprio così, a Palazzo di Città c'è chi anziché lavorare costruisce il villaggio dei Puffi. La notizia ha fatto il giro della rete dopo un insolito cinguettio di Selvaggia Lucarelli, giornalista e blogger che ha postato uno screenshot tratto dal profilo Twitter del capoluogo di regione con un messaggio ben preciso. Il comune di Potenza sta meditando un nuovo piano urbanistico per fare concorrenza a Matera e i suoi Sassi. Vuole costruire un villaggio dei Puffi. Un tweet che ha scatenato una valanga di commenti non proprio teneri, molti dalla Basilicata e da Potenza. Tutti dal tono ironico e indignato verso i dipendenti pubblici che passano il tempo a giocare. Un tema che da mesi, con i casi nazionali dei furbetti del cartellino, attira inevitabilmente levate di scudi, specie da chi un posto di lavoro fisso e ben retribuito non ce l'ha. Il gioco dei Puffi su Twitter consente di aiutare i pupazzetti azzurri a trovare un posto da chiamare casa e per aumentare i punti gioco degli utenti iscritti al social network con segnalazioni e condivisioni. Dietro il profilo del comune di Potenza ci sarebbe qualcuno che avrebbe pensato di condividere il messaggio, solo che invece di farlo con i suoi profili l'ha fatto con il profilo Twitter dell'amministrazione. Dopo la denuncia della giornalista non è tardata la risposta del comune di Potenza, che nega il coinvolgimento del personale municipale e annuncia una verifica di quella che definisce un'anomalia. Ad intervenire sulla questione anche il consigliere comunale di Potenza, Antonio Vigilante, della Lista Civica per la Città, che annuncia un'interrogazione ed una mozione sulla vicenda che ha fatto fare al comune non proprio una bella figura. In un puffo che puffa bontà.